qui c'erano le pale, il butasto, l'acqua lassù, il canale era lassù più in alto. C'era una bocchetta che si apriva da sopra il mulino e l'acqua usciva in un coso così e picchiava qui che c'erano le pale e girava e faceva girare la macina che era sopra che macinava. E qui c'era il canale che usciva l'acqua, andava giù. Non era così, qui era tutto vuoto, era un canale, via, in poche parole. E sopra c'erano le macine, qui sopra, in questo solaio, c'erano le macine che giravano e usciva la farina. Dopo, a un certo tempo, ha messo su, dicevano, il burat. Era un coso che la farina andava in questo burat, e che girava, dopo usciva la farina e il remolo, come si dice, il coso. E allora quando si portava a casa non c'era bisogno con lo sdasso di pulirla, praticamente era buona, era fatta per fare il pane, via. Ah, questo qui era l'intelaiatura dove erano le cose. Le pale, c'erano delle pale qui, che l'acqua gli picchiava dentro e faceva girare e girava la macina sopra. E un altro è di là, perché sono due. Sono due, sì. Uno è di là e uno è qui. Questo qui era per il grano. L'altro era per il formantone, il grano turco. Noi venivamo qui da ragazzi, qui c'era molto pesce, ogni tanto venivamo con un sacco per prendere il pesce, anche le anguille c'erano. Però dopo bisognava che darsi il permesso il padrone del mulino, perché era mio cugino il padrone del mulino, era un collinare che lui. E questo canale qui, fino laggiù, era tutto chiuso, perché quando era prima era tutto aperto, però il mulino proprio era qui sopra, qua. Per venire qui a prendere il pesce, passavamo da qua giù in fondo, perché qui era tutto chiuso, non c'era. Questo poi, qualche anno fa, era pieno di terra fino lassù, proprio a pari al soffitto. E l'ho votato io. Aveva messo un argono là. Era tutto pieno, da là, c'è un moccio di terra da cavere. C'è stato di gran lavoro. Quelle sono le pale che picchiava l'acqua lassù, che faceva girare la macina. Picchiavano lì l'acqua. C'era un Insomma, un albero tondo. piattone. Erano tutti infilati lì, e allora picchiava l'acqua lì, faceva girare la macina sopra. Bisognava, dopo 15-20 giorni, a smontarli, che avevano come una gru, loro ha fatto un bagaglio, e poi con la martlena, una cosa fatta apposta, lo battevano per fargli ancora tutta la riga, perché sennò dopo il grano non... Ah, ma gli va in cora le cose, Se no il grano non riusciva a venire fuori la farina, bisognava che fosse tutto scanalato, in modo da far uscire la farina. Era stato fatto così. Dopo lui Vittorio, poi no, Brandolini, Vittorio. gli archi di mattoni lì, quelli C'erano tutti archi di che mattoni, era tutto messo male, l'ha intonacato tutto e qui sotto gli ha fatto le fogne per uscire l'acqua. Ma cosa sono ruote di pietra? Ruote di pietra, quelle là. Sono qua le Sono le macine. Qui c'era il forno prima. Si sono smontate da sole? No, come da sole, le ha smontate. Qui sono le macine. Queste qui erano due per due erano, una sotto e una sopra. E ogni tanto si alzava e si batteva con un coso. Una martlena aveva il taglio che gli faceva tutte le righe qua e là, fino a che per macinare. Questo qui è un pezzo della turbina. Era la turbina che era là, che pensavamo prima lassù, che aveva gli ingranaggi che faceva consumare manca acqua. E dopo l'acqua faceva girare con quelle pale di sotto, faceva girare questo qui. Queste macine non sono sicuro, però vengono, penso, dal Trentino, da lassù, dall'Alta Italia. Granito, sì. Lo so che venivano tutti da lassù queste macine perché era un impasto che era molto, praticamente un sasso.
è un materiale che è così duro che io dovevo forare per mettere il cosino per il fermo delle finestre, ho dovuto andare a prendere delle punte speciali. Qui c'era il forno che ci facevi il pane. Il forno si chiamava, era il migliore, il golfetto si chiamava il nome che è di questo forno. Era la marca. Faceva un pane, era come i biscotti. Io venivo a prendere due pezzi di pane, eravamo in tre in famiglia. Questo campo qui è il mio, andavo su di qui. Quando ero lassù in cima, più di una metà di un pezzo me l'avevo mangiato, perché ero abituato a mangiarle, facevamo in casa. E dopo mangiarlo così, era così buono che sembrava di aver toccato il cielo con un dito. Pensa, io ero più grande di loro. I miei amici parlavano che erano stati in guerra fuori, e c'era il pollo, che c'erano le banane, quella roba lì. Ma come sarà il banane? Noi eravamo convinti che il mondo finisse lì di sotto a Borello, perché era palla. Noi eravamo... Quando eravamo grandi, dopo siamo andati in Cesena, via Banda. Però insomma, sono convinto che il mondo, non so, le ciate burelle, ne se l'è. Ma non è la cosa mia, è la cosa un po' di tutti. Ma qui venivano delle ragazze che noi ci siamo divertiti qui, a fare le ciambelle, a fare i biscotti. Allora, quando c'era il tempo libero, eravamo sempre qui, fra queste donne. Fra la macina e la farina, che erano, venivano con i somari, venivano con le bestie, col carro, oppure a fare le ciambelle, quella roba lì, era sempre tutto pieno qui. Sì, sì. E poi nel canale l'estate facevamo il bagno, quelle donne, noi, qua e là. Penso un po', ha messo su, qui da una parte, con l'acqua calda che faceva per il forno, aveva fatto un bagno. E ora all'inverno venivamo qui, spendevamo una lira, spendevamo una lira ogni volta che facevamo il bagno, che venivamo qui, ma si faceva una volta al mese, una volta anche più.